un minuto e 29. The rocket's core stage, which houses the three flight computers, is now on battery power. So ora il razzo è passato alle batterie. If we have a hold, we'd have to recycle back to T-minus 10 minutes and recharge those batteries. Okay, un minuto. The count continues. A note now, shortly after liftoff. 1 minute. Shortly after liftoff, 50 secondi. Dai ragazzi, 50 secondi. 55, 54, 53. T-minus 50 seconds. Che emozione, che emozione. Coming up at T-minus 33 seconds, the GLS will hand off control to the ALS. This is the autonomous launch sequencer on board the rocket. It will take over command and control. Ci sono generazioni intere di scienziati e scienziate che hanno lavorato per rendere tutto questo possibile. E da quando siamo andati l'ultima volta sulla Luna, che tutti sognavano di ritornare verso la Luna, e ora per la prima volta ci siamo davvero. Per la prima volta dopo anni e anni e anni di lavoro ci siamo, e vedremo se funzionerà. È iniziato lo scorrimento dell'acqua, come diciamo. Eccole, scintille, accensione. Ci siamo? Ecco l'acqua. 4, 5, 3, 2, 1, fa accensione! Sì! Artemis 1! Partenza! And beyond. Oh, che emozione! Mamma mia! All four RS-25 engines on the core stage and two solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. Come diceva Neil Armstrong, piccolo grande passo per un uomo, un grande passo per l'umanità, un balzo in questo caso per l'umanità, un grande lancio per quello che sarà il ritorno degli esseri umani verso la Luna. Con la speranza che questo ci riporti non solo a ritornare sulla Luna, ma sia il momento in cui nei libri di storia si racconterà che è iniziato il ritorno degli umani verso le missioni nello spazio profondo per rimanere e per gettare le basi della permanenza umana su altri mondi. Un giorno, l'inizio della storia dell'umanità come specie interplanetaria potrà partire e ripartire, appunto, da questa missione che stiamo vedendo insieme. Non c'è telemetria a schermo in questo caso, quindi non si vedono i dati di velocità e... subito. Però siamo già oltre la velocità del suono. The next major milestone will be for the solid rocket boosters to cut off and jettison at about 2 minutes and 11 seconds into the flight. Tra pochi secondi dovremo vedere lo spegnimento dei motori dei booster e poi la separazione dei due booster per il ritorno sulla Terra. Bruceranno nell'atmosfera. Per adesso sta funzionando bene, quindi i motori si devono spegnere prima e poi una volta spenti si separano entrambi. Come vedete, tra l'altro, per la diminuzione, visto che la pressione atmosferica diminuisce sempre di più, eccoli! Erano quelli? Sì, sì, sì! Booster separati, ecco i due booster solidi. Ha funzionato! Oddio! Ha funzionato! Che gioia! Questo era difficilissimo perché poteva andare male in un sacco di modi diversi, ma ha funzionato. Questi che vedete quindi sono i due booster solidi che ritornano, si intravede un pochino al buio. 2 minutes and 36 seconds into the flight. Ok. Hearing nominal calls here in Mission Control Houston. We've still got four good engines on the core stage. Next up, we'll be looking for the service module fairing to separate. Quindi iniziamo a avere un po' di telemetria, vista, forse qualcosa. Providing structural support, protecting the service module. Those will separate at about 3 minutes and 11 seconds into flight. And very prossimo passo sarà appunto lo spegnimento. By the launch abort system separation. Spegnimento dei quattro motori RS-25. Eccoci! Fatto!
And we just heard the call for core stage separation. Orion è in orbita intorno alla Terra, il che significa che sta andando a più di 27.000 km all'ora. 27.000 km all'ora. Quindi se siete se vi sembra veloce andare a 200 km all'ora in autostrada, pensate come andare a 27.000 km orari. Mamma mia. Guarda qui, che spettacolo. Che meraviglia. As you can see. No, vabbè, bellissima la navicella che si allontana. Quello è l'ultimo stadio, il secondo stadio con tutte le navicelle piccoline all'interno. E questo è la ripresa dalla navicella Orion in viaggio verso la Luna. Fa molto 2001 Odissea nello spazio, vederla allontanare così nel silenzio, nello spazio, piano piano. È veramente suggestivo e molto emozionante anche. E con questo si conclude la nostra diretta. Vi aggiorno sullo stato di Argo Moon appena escono le riprese, e in cui si vedranno tutte quante le riprese dell'ultimo stadio. Grazie ancora di cuore di essere stati fino a qui. Grazie, è stato bellissimo vederlo insieme a voi. Vi abbraccio, continuate a essere meravigliosi. A presto.